C'era un aspetto positivo in tutto ciò. Ora che la pazza era chiusa in casa, lui poteva passare liberamente senza più essere infastidito. Almeno così sperava. Continuava sempre a guardarsi intorno, nella paura che la cara, vecchia signora Butler saltasse fuori all'improvviso, magari urlando: «Ti è piaciuto lo scherzo? Pensavi che fossi morta, eh? No, no! Io sono sempre qui a parlarti di stronzate sulla magia. E anche quando il mio corpo diventerà polvere e i miei denti cadranno tutti, io sarò sempre qui!» Decise di passare davanti alla casa. La signora Butler, ne era sicuro, non sarebbe uscita all'improvviso. Non avrebbe visto il suo delirante sorriso per un bel pezzo. Era al sicuro. Passò davanti ai leoni di bronzo e fu allora che la porta si aprì. Rachel Butler era lì, in piedi, con occhi incredibilmente eccitati, persino più eccitati del solito. Della saliva le cadeva dalla bocca. Le sue mani si muovevano in modo frenetico e i capelli, tutti scompigliati, lunghi, oleosi e bianchi, le cadevano sulle spalle. Aveva addosso un pigiama macchiato di caffè. Salutò Harry Wilson con un saluto, poi scese gli scalini e corse verso di lui come un leone della savana che rincorre una zebra ferita. «Signor Wilson! Signor Wilson!» urlò mentre abbracciava il povero uomo. Sul braccio aveva degli strani simboli, come rune, teschi e capre. «Sono felicissima di vederla! Vede, ci sono riuscita! Ci sono riuscita!» Harry non capiva cosa stesse succedendo, il perché la vecchia fosse così eccitata. Gli occhi di lei si muovevano frenetici e lo fissavano. «Buongiorno, signora Butler. È un piacere rivederla», disse mentre si staccava dalla presa della vecchia. All'altro lato della strada, in piedi sull'asfalto rovente, due ragazzini fissavano la scena. «Oh, anche per me è un piacere. Sai, da molto, molto che non vedo persone. Vorrebbe venire nel mio seminterrato?» Quella domanda creò un'evidente confusione in Wilson. Seminterrato? Perché la signora Butler gli stava proponendo di andare nel suo seminterrato? Poi si ricordò che i pazzi sono imprevedibili e rispose semplicemente: «No, grazie mille. Sa, devo andare al bar e...» Una mano vecchia e ossuta gli tappò la bocca. «Bar? Cosa diavolo ci va a fare al bar? Lei non capisce. Ho passato tutta la notte a pensare, a elaborare, a rivedere formule e incantesimi. Finalmente ho trovato ciò che mi serviva. Lei deve venire, deve vedere ciò che ho scoperto!» La vecchia iniziò a ridacchiare e di tanto in tanto degli spruzzi di sangue le uscivano dalla bocca, mescolandosi con la saliva. Il tutto finiva sul terreno illuminato dal caldo sole. Wilson spinse la vecchia e scappò via. «Lei non capisce! Logan! Rivedrò Logan! È da giorni che penso a mio figlio! Lo immagino mentre parla con me! L'ho immaginato, l'ho pensato! Quindi esiste! Gli astri sono favorevoli!» Harry non ne voleva sapere più niente. Era terrorizzato. Mai aveva visto sguardo famelico così folle negli occhi della signora Butler. «Pazza», pensò mentre il sole gli scottava il capo. «Quella donna è fottutamente pazza!» «Hai visto?» chiese Tommy a Michael mentre finiva di fumare la sigaretta. Gli occhi di Michael erano aperti in uno sguardo misto a terrore e curiosità. Lentamente guardò l'orologio di marca Keith Haring's Watch che i suoi genitori gli avevano regalato per il 10° compleanno. Erano le 10:35. Il sudore permeava la sua faccia e i suoi capelli castani. Il gelato che aveva in mano si stava sciogliendo. Una signora con un cagnolino al guinzaglio passò accanto a loro. Devo davvero andarci per forza?» L'amico buttò la sigaretta a terra e la calpestò col piede. Poi ne prese un'altra. Tommy era conosciuto alla scuola elementare di Rockmond e un po' in tutta la cittadina come esempio di ragazzo da non seguire mai. Aveva 12 anni, ma andava ancora in quinta elementare poiché era stato bocciato. Faceva ridicoli scherzi, a volte crudeli, ai bambini e si divertiva a cacciarsi nei guai, come quella volta che aveva messo una donnola morta sotto la scrivania della maestra. D'estate andava in giro con dei jeans strappati e una canottiera puzzolente, come se fosse un camionista. Il padre era un ubriacone che avrebbe teoricamente dovuto lavorare nei campi, ma che in realtà passava il suo tempo a bere whisky e, quando era particolarmente arrabbiato, a picchiare la moglie. Michael aveva sentito che una notte d'estate il padre di Tommy si era messo a picchiare la moglie in strada, seminudo, anche se poteva benissimo essere una baggianata.
Tommy rideva di tutto questo e si limitava a fare il prepotente con gli altri, ricorrendo non poche volte alle botte. Michael non avrebbe dovuto trovarsi lì insieme a lui quella domenica mattina. In realtà non avrebbe dovuto trovarsi con lui in nessuna circostanza. I genitori gli dicevano sempre che Tommy sarebbe sicuramente diventato un serial killer, qualsiasi cosa volesse dire, o uno stupratore, qualsiasi cosa volesse dire. Inoltre, questa era una tra le cose più gravi, fumava. Oddio, fumare a soli 12 anni. Era chiaramente sbagliato, soprattutto se lo dicevano mamma e papà. Loro avevano sempre ragione. Ciò nonostante, Michael aveva da un po' di tempo iniziato a frequentarlo, principalmente dopo scuola. C'era qualcosa di affascinante in lui. Non si faceva mettere i piedi in testa da nessuno. Sapeva dettare legge e incutere timore. Non subiva gli scherni degli altri bambini. Non doveva sopportare aerei di carta che gli finivano addosso. Se scherzavi con lui, eri finito. Michael avrebbe voluto essere così. Avrebbe voluto sapersi ribellare agli stupidi scherzi di Jeremy Foster, quel grasso bambino che si divertiva a prenderlo in giro. Avrebbe voluto avere la grinta di dire a Susie Patterson che non gliene fregava nulla delle sue stupide bambole. Avrebbe voluto dire alla carissima egregia maestra Nora White che non avrebbe mai più dovuto definirlo stupido o capriccioso. E in realtà il bambino aveva già cominciato a subire l'influenza di Tommy. Era sempre meno gentile a scuola e con gli amici, e qualche volta gli erano uscite parole come stronzo e fanculo. Che parole terribili, arrestiamo immediatamente questo bambino. I genitori si erano accorti di questo suo cambiamento e qualche volta lo avevano sgridato, ma non avrebbero mai pensato che il loro figlio frequentasse proprio Tommy Sanders. Era sicuramente un bambino troppo intelligente, no? Così Michael poteva andare in giro nei bassi fondi di Rockmond insieme a Tommy, vivendo folli avventure all'insegna del divertimento e del caos. «Non vorrei mica fare la femminuccia!» sbottò Tommy buttandogli il gelato a terra. Michael vide al rallentatore il suo dolce gelato cadere sull'asfalto e diventare una poltiglia viscida e fredda. «Ma l'hai vista? Quella strega è pazza! Io non ci voglio andare!» Quella mattina Michael aveva detto ai suoi genitori che sarebbe andato a giocare al parco insieme ad un amico, ma in realtà si era trovato con Tommy al Delicious Ice Cream, una piccola gelateria della città, e il ragazzino gli aveva proposto di fare qualcosa di folle che mai avevano fatto. Bussare alla casa della signora Butler, la strega. Entrambi avevano sentito le dicerie che si dicevano sul suo conto. Entrambi avevano sentito di tutti quegli strani rituali, di quelle pozioni e di quelle strane parole sussurrate alla luna. «Dai, cosa vuoi che succeda? Vai lì, citofona e poi scappa subito. È un giochetto innocuo che tutti i bambini fanno. Mi sembra che io e te abbiamo visto cose ben peggiori di una vecchia. O sbaglio?» Alzò un sopracciglio. Effettivamente Tommy aveva ragione. Ricordava di quando, un pomeriggio d'inverno, erano andati a disturbare dei cani randagi che vivevano in un vicolo. Erano in totale 7 cani, probabilmente tutti imparentati, e passavano la vita raccogliendo spazzatura per la strada. I due bambini si erano avvicinati a loro e avevano iniziato a tirargli sassi addosso. Un'azione sicuramente crudele, soprattutto per Michael, ma che venne comunque fatta. I cani si alzarono sulle zampe e iniziarono a ringhiare. Poi un cane dal pelo marrone, che era evidentemente il capobranco, si mise davanti a tutti e corse contro i ragazzi, seguito dagli altri cani. Fu a quel punto che Michael capì, per la prima volta nella sua vita, il vero significato della nobile e dolce frase «sono fottuto», che aveva sentito di tanto in tanto da Tommy e pure da suo padre. I ragazzi corsero con i cani alle calcagna e una volta Michael scivolò e sbatté a terra così forte che gli uscì sangue dal naso. «Alzati, porca puttana!» gli urlò Tommy dandogli una mano, un secondo prima che i cani li raggiungessero. Alla fine si erano ritrovati in un vicolo cieco e di sicuro sarebbero stati sbranati. «Sarò mangiato vivo, Dio, sarò mangiato vivo!» se Michael non avesse visto una porta su un muro dei palazzi lì accanto. Afferrò Tommy per una mano e urlando «Andiamo!» si precipitò verso la porta, che per fortuna era aperta. Finirono in una lavanderia. Una donna sulla quarantina smise di pensare ai vestiti e li squadrò con lo sguardo, e così fecero le altre. Imbarazzati, i bambini salutarono tutti e cercarono l'uscita. Salirono di qualche altro piano e finalmente se ne andarono dal palazzo, ritornando al freddo di dicembre.
Un'ondata di pensieri assaliva Michael. Quei cani mi avrebbero ucciso. Ho rischiato di morire. Mi avrebbero ucciso. Eppure, e questo lo doveva ammettere, era stata un'esperienza davvero eccitante, persino più eccitante delle gite in montagna con gli zii. E dunque, ora che aveva vissuto tutto questo, che male poteva rappresentare una semplice e innocua vecchietta, anche se un po' pazza? Forse perché quella non era una semplice vecchietta. Forse perché... «È una strega!» urlò a squarciagola. «Idiota! Le streghe non esistono, lo sai? E comunque sai cosa ti accadrà se non lo farai?» Oh, certo, Michael sapeva benissimo cosa gli sarebbe successo. «Bussa la vecchia o fatti dare un pugno in faccia», questa era stata la proposta del ragazzino. A volte Tommy sapeva essere davvero crudele. E poi, ciò che aveva detto Tommy era vero. Quando mai Michael aveva visto una strega nella vita reale? Le aveva viste nei film, nelle fiabe, certo, ma non ne aveva mai incontrato una in strada o nei boschi, dove si dice si annidassero. Ricordava di aver visto, insieme a suo padre, un film horror in cui una strega dagli occhi neri come la pece, dalla pelle rugosa e dalla bocca gigantesca, rapiva una bambina per mangiarla. C'era una scena inquietantissima che mostrava la strega a divorare il suo pasto, e questo lo sconvolse per settimane. Ma in fondo, non aveva mai visto qualcosa di simile, no? Non aveva mai visto una strega dagli occhi neri come la pece, con una pelle rugosa e... «Ok, ci vado!» Tommy sorrise e disse «Bravo ragazzo!» Michael calpestò il suo gelato e si diresse verso la casa della signora Butler, dando la precedenza ad una macchina. L'altro ragazzino lo fissava intensamente mentre il sole li grigliava vivi.